Un caro saluto a tutti e benvenuti in nostra compagnia per la sfida tra Inter e Milan. Un caro saluto davvero a tutti. Derby numero 173 per quanto riguarda la Serie A. Chiedo cortesemente alla nostra regia di abbassare nell'audio interno alla regia, grazie. Quindi derby numero 173. Derby numero 173 in Serie A e numero 226 Un caro saluto a tutti e benvenuti in nostra compagnia. A San Siro si gioca il derby numero 173 per quanto riguarda il computo della Serie A, il numero 226 per quanto riguarda il computo delle gare ufficiali. È San Siro, ma non è il solito San Siro. Il derby è un fatto di popolo, di coreografie, di sfottò, di umori, di rivalità, di tensioni, di atmosfere. Mancano, ma il patrimonio comune per la città di Milano resta comunque la grande sfida fra le sue due squadre e quello di Milano resta il derby dei derby in Italia, il derby più titolato, il derby che ha vinto di più, il derby più noto nel mondo. E quando si gioca il derby a Milano, tutti i siti del mondo, in tutti i continenti, ne parlano, danno notizie, seguono la settimana e informano i loro lettori sui rispettivi campioni delle due squadre, la squadra rossonera e i nostri avversari. Inquadrati i nostri giocatori che vanno in panchina, fra poco parleremo di formazioni ufficiali, fra poco parleremo di tanti aspetti che riguardano da vicino questo derby, che è in ogni caso importante giocare, perché oggi giocare significa esserci, significa guardare al futuro con entusiasmo. Sappiamo che naturalmente attorno al calcio stanno succedendo tante cose, ma ci auguriamo che tutte le persone di buona volontà, tutti gli esseri umani trovino la strada per lasciarsi alle spalle questo periodo tremendo. Si abbracciano intanto fra loro giocatori che hanno un passato in comune, che frequentano le nazionali in comune e che naturalmente sono pronti a vivere con passione questa sfida che da calendario cade in casa dell'Inter. L'anno scorso avevamo giocato il derby di andata sempre alla quarta giornata, ma era in casa del Milan, vinse la squadra in trasferta. In questo caso con l'arbitro Mariani tocca al Milan giocare in casa la partita di ritorno, e quindi l'andata è in casa dei nerazzurri. Per questo naturalmente sentite l'inno dei nostri avversari. Mille persone presenti a San Siro, abbiamo intravisto l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, abbiamo intravisto l'AD storico del Milan Adriano Galliani e adesso vediamo inquadrato il direttore di gara Mariani, che dirigerà questa partita con la collaborazione del suo staff. Rientra Alessio Romagnoli, il nostro capitano, la sua ultima partita risale al 21 luglio del 2020, una partita giocata a Reggio Emilia, una partita molto importante perché fu il Sassuolo-Milan 1-2 di quella sera, fu la partita che diede al Milan la certezza di poter partecipare ai preliminari di Europa League, che poi sarebbero stati gironi di Europa League se la Coppa Italia l'avesse vinta la Juventus, invece l'ha vinta il Napoli, Napoli che ha proseguito fino ad oggi il suo invidiabile e importante stato di forma. Ritroviamo anche Zlatan Ibrahimovic, la sua partita invece risale, la sua ultima partita invece risale al 21 di settembre, in quel caso era Milan-Bologna, anche in quel caso una vittoria per 2-0 con doppietta di Ibra, la prima vittoria del Milan in questo campionato nella gara d'esordio prima dei successi contro Crotone e Spezia. Il nostro allenatore Stefano Pioli va ad occupare il suo posto in panchina, si sentono gli applausi dei mille, si vedono in questo momento inquadrati i giocatori dell'Inter e poi la telecamera cerca lo sguardo tagliente affilato di Zlatan Ibrahimovic. Andiamo all'inno di Lega Serie A. Thank you.
nazionali nel corso di questa sosta, diversi gol per quanto riguarda i rossoneri, hanno fatto gol Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, per quanto riguarda i nerazzurri Vidal, Lautaro Martinez, Sanchez, Lukaku e Salemakers hanno giocato insieme nella nazionale belga e per Salemakers è stata la prima convocazione con il Belgio. Insomma, i giocatori delle due milanesi si sono messi in luce con le nazionali, nel periodo delle nazionali, con le rispettive nazionali e ci auguriamo che possa essere un segnale importante per il calcio, quello che nonostante l'aumento importante dei contagi da coronavirus, non soltanto nel calcio ma nella società civile, comunque sono stati confermati dalle autorità i 1000 tifosi presenti a San Siro. C'è stato un grande tifo nel prepartita con i tifosi della curva sud rossonera che hanno accompagnato allo stadio il pullman del Milan e con i tifosi dell'Inter che sono dietro la curva nord. Inquadrata la formazione nerazzurra con Handanovic in porta, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov in difesa, che è poi la formazione che abitualmente schiera in questo inizio di stagione Antonio Conte. A centrocampo ci sono Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic, poi in attacco Lautaro Martinez e Lukaku. Questa è la formazione dei nostri avversari. Noi giochiamo con Gigio Donnarumma in porta, in difesa da destra Calabria, Kier, Romagnoli e Teo Hernandez, la nostra filastrocca del post lockdown, poi che si Bennacer a centrocampo, quindi davanti ci sono Salemakers, Çalhanoğlu, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Rafael Leao reduce da doppietta contro lo Spezia, ha voluto dare fiducia a Rafael Leao Stefano Pioli, lo ha proposto in maniera meditata, pensata, studiata dall'inizio in questa partita. Pioli da una parte, Conte dall'altra. È stato ricordato a Stefano Pioli che non ha mai vinto un derby né a Roma né a Milano fino a questo momento nella sua carriera da allenatore. Vedremo quello che accadrà oggi. L'Inter che in ogni caso schiera la sua formazione titolare di inizio stagione. Fra poco il calcio d'inizio e con il relativo fischio da parte dell'arbitro Mariani, che sia Ibrahimovic a centrocampo. Il direttore di gara è pronto a dare il via alle due squadre. A metà ottobre ci sono tante ricorrenze nel mondo del calcio. Ecco il possesso palla da parte del Milan. 10 anni fa l'Everton, prima del 2-2 di oggi, aveva vinto. L'Everton oggi di Carlo Ancelotti aveva vinto 2-2 l'ultimo derby e sempre a metà ottobre aveva fatto il suo esordio con la maglia del Barcellona nella Liga Leo Messi. Sempre a metà ottobre c'era stato quel clamoroso Milan-Atalanta 9-3 del 1972. Attenzione, Cala Calabria che prova ad avanzare, viene aspettato da Perisic, la palla lunga di Cala a cercare Leao che è andato subito ad accentrarsi, la palla sfila dalle parti di Handanovic, tentativo rossonero, ripartono subito loro con Hakimi. Milan che si predispone ad attendere le prime avanzate avversarie. Attenzione Vidal, Vidal fa il cambio gioco, la palla raggiunge Perisic, Perisic deve vedersela con Calabria, non è il primo dei duelli con il vice campione del mondo croato da parte di Davide, è ancora il tocco all'indietro adesso per Kolarov. Kolarov di sinistro fa un altro cambio gioco per Hakimi, primo duello Hakimi Hernandez, se ne è parlato molto in queste due settimane. Hakimi va via ad Hernandez, mette in mezzo la palla, la deviazione di Gigio, poi Kier, poi la serie di rimpalli e Hakimi ha subito messo in difficoltà i rossoneri. Deve rispondere Teo, deve rispondere subito, ecco Teo Hernandez, palla dentro per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu inseguito da due, finisce a terra, c'è calcio di punizione a nostro favore e insomma Hakimi è un'ira di Dio, lo sapevamo, l'abbiamo visto nelle prime uscite e naturalmente bisogna opporsi di più e meglio rispetto a quello che è accaduto in questa azione, anche se naturalmente qui c'è la qualità di Hakimi e non soltanto la tenuta difensiva di Teo Hernandez. Inquadrato Brozovic, c'è il calcio di punizione a nostro favore, la palla indietro di Çalhanoğlu, ancora Alessio Romagnoli, Bennacer atteso dagli avversari e poi Çala prende palla e va, il lancio un filo lungo per Leao, si frappone D'Ambrosio, Leao osserva Çalhanoğlu, la palla torna indietro alle parti di De Vrij con Zlatan Ibrahimovic nei pressi, ecco il centrale olandese che dà palla indietro ad Handanovic. Handanovic guardato a vista a sua volta da Çalhanoğlu, ecco la palla di Kolarov a raggiungere Brozovic, Brozovic prova a imbucare Lautaro Martinez, riesce ad andare via Kier, ecco Lautaro Martinez, anche che si dà da fare, la palla in profondità per Barella, Barella aspettato da Bennacer, Bennacer va subito a caccia del pallone, è andato senza nessuna titubanza, senza nessuna timidezza verso l'avversario Isma, ma attenzione adesso Brozovic, Brozovic allarga per Vidal, Vidal chiama in causa ancora Hakimi, attento Teo, ecco Hakimi che dà palla dentro a Lukaku, Lukaku limite dell'area, la palla di Hakimi, ancora Vidal, Vidal prova a imbucare per Perisic che riesce ad arpionare il pallone volteggiando in aria con Calabria che pressa e costringe Perisic a scappare indietro.
Ancora Alexis Alemekers guarda Kolarov, la palla torna indietro, inizio di gara con l'Inter che fa la partita e con noi che dobbiamo scrollarci di dosso. Così un po' di timore ingenerato, un po' di frastuono ingenerato, un po' di frastuono mentale ingenerato alle loro prime giocate. Qui c'è un fallo che non credo volontario da parte di Lukaku, però Theo Hernandez ha sentito davvero male. Loro hanno fatto le prime giocate molto molto importanti, vediamo. No, non mi è sembrato che Lukaku abbia voluto colpire volontariamente Theo Hernandez, vediamo. Gli ha appoggiato però sulla corsa, gli ha appoggiato il suo piede sul piede d'appoggio di Theo. E quindi sicuramente il fallo c'è stato, non clamoroso, non volontario, Gigio si è arrabbiato. Lukaku ha reagito alle frasi del nostro portiere, l'arbitro Mariani dice parla con me, sì, no, non c'è un fallo volontario da parte di Lukaku, purtroppo, mentre Gigio lo guarda male, purtroppo il tendine di Theo è finito sotto i tacchetti di Lukaku e questo evidentemente ha fatto un gran male a Theo, però non ho visto personalmente nulla di cattivo, di violento da parte di Lukaku. Fatalità, corsa, anche se immagino il gran dolore che ha provato il nostro Theo. E quindi battesimo del fuoco per Theo Hernandez in questa partita. Subito un assalto forte di Hakimi, subito un contatto duro con i tacchetti di Lukaku, però Theo lo guarda Lukaku, quindi tra giocatori evidentemente hanno colto che io qualcosa che io personalmente non ho visto e non so interpretare. Inquadrato il nostro allenatore, poi il quarto uomo Maresca, ricordiamo che ci sono Costanzo e Bindoni, gli assistenti di Mariani, il quarto uomo appunto Maresca, l'abbiamo visto, al VAR c'è Irrati e l'assistente VAR è Carbone. Ancora il nostro allenatore ha qualcosa da dire a Maresca, la palla intanto arriva a Cala Calabria. Vediamo se riusciamo a portarci in avanti. Aspettato Calabria da Perisic, la palla torna indietro. Siamo tornati subito indietro e questo non è un buon segnale. Ecco Gigio. Gigio la tocca bassa per Bennacer che la fa scorrere. Finisce a terra Isma. Anche Barella voleva attaccare Bennacer come poco fa. Bennacer ha fatto con lui. Potrebbe essere un bel duello. Si trovano spesso, si sono già trovati uno contro l'altro in due diverse zone del campo. Qui Theo Hernandez ha un po' rifiutato, ma anche perché è dolente. Il duello con Hakimi, Çalhanoğlu per Calabria, insomma le prime buone giocate sono state loro, i primi mismatch del derby sono stati loro, speriamo evidentemente di risalire la corrente e di presentarci nella partita a nostra volta consci del fatto che loro sono fortissimi. Ancora Theo che non è riuscito a controllare, Theo deve affrontare senza nessun tipo di pensiero, senza nessun tipo di retropensiero Hakimi, dai Theo, la palla di D'Ambrosio torna indietro dalle parti di Handanovic. C'è il controllo da parte del portiere nerazzurro che qualche tifoso avversario ha messo sotto accusa per qualche gol preso in questo avvio di stagione. Continuiamo a pensare che Handanovic sia un portiere molto importante, anche se Paolo Maldini ha parlato di Gigio Donnarumma nel pregara. Ancora un buon recupero di Bennacer su Barella, secondo fallo di Barella su Bennacer. Ha parlato di Gigio Donnarumma Paolo Maldini nel pre-partita ai microfoni di Sky dicendo: noi ci auguriamo di trattenere Gigio Donnarumma, per rimanere bisogna essere felici in due, ci auguriamo che possa essere così per Gigio. Calabria dialoga con Salemakers, ancora Ibra che viene dietro a fare un po' di regia, poi il tocco in avanti per Salemakers che riesce a tenere la palla in campo e va, ecco Alexi che dà ancora la palla a Ibra, prova a liberarsi degli avversari, Ibra porta palla a spasso, la palla in profondità per Theo Hernandez, Hakimi è in vantaggio, Hakimi fa colpo di tacco e Theo questa volta gliela porta via, ma Hakimi gli fa ancora un lavoro, anche se poi il definitivo possesso di palla è nostro, sotto forma di rimessa con le mani, sotto forma di rimessa laterale, osso durissimo Hakimi, lo sapevamo, dai Theo, vicini a Theo in questa partita in cui l'asticella è molto alta anche per lui, sono molto amici fuori dal campo, hanno gli stessi trascorsi, gli stessi pregressi, Theo deve entrare al meglio nella partita. Ancora Ibra per Çalhanoğlu in area di rigore, la deviazione in calcio d'angolo da parte dei nostri avversari che hanno chiesto un fallo di mano da parte di Ciala. Il direttore di gara ha validato l'azione, palla che esce, calcio d'angolo a nostro favore, inquadrato a Can che in effetti aveva il braccio teso e ha guardato la palla. Io non vedo un contatto, potrebbe esserci stato uno sfioro, non ho visto personalmente il contatto diretto
fra il pallone e il braccio di Ciala. Ciala la tocca ravvicinata per Alexi. Alexi Ciala, Ciala la mette in mezzo, un filo bassa, la palla è allontanata da Lukaku. Il colpo di testa di Theo. Teo che ha bisogno di vincere in questo avvio di partita un duello contro Hakimi, che sì, Lukaku, gran duello a loro volta, brutta entrata su Salemakers da parte di D'Ambrosio, un po' prepotente questa entrata dal punto di vista della correttezza, non dal punto di vista dell'esuberanza fisica, questa entrata da parte di D'Ambrosio, e adesso c'è calcio di punizione a nostro favore, brutta, brutta l'entrata di D'Ambrosio, veramente brutta, non ha minimamente preso la palla, ha preso solo Salemakers, si è messo davanti la gamba. Gliene ha fatta di tutti i colori D'Ambrosio ad Alexi, calcio di punizione a nostro favore. Inquadrato Handanovic, la forza della squadra in cui gioca consente ad D'Ambrosio queste intemerate. Dobbiamo reagire anche a queste. Inquadrato Zlatan, c'è calcio di punizione a favore di Çalhanoğlu, che guarda l'area di rigore avversaria. Ecco Ciala che va a mettere in mezzo la palla, una palla deviata dai nerazzurri, ancora Alexi, Alexi la tiene, Alexi deve proseguire nella sua azione, il cross, la palla sbucciata purtroppo da Romagnoli, la sfiorata Ibra e lo sfioro di Ibra tratto in inganno Romagnoli, c'era probabilmente un fuorigioco nella circostanza, vediamo, sì, era salito lentamente capitano Alessio, che ritroviamo. Attenzione al rimpallo, Ibra gestisce la palla, prova a fare pallonetto, Ibra, il tocco verso Alexi, Alexi attaccato da Brozovic, il rimpallo sulla caviglia di Alexi, il colpo di testa interista e poi ancora il recupero da parte di Kolarov. Alessio Romagnoli è rientrato per questo derby, c'era stato un derby in cui invece Romagnoli era uscito, il derby del novembre 2016, aveva giocato in questo stesso stadio in settimana, intanto attenzione al lavoro di Hakimi, in settimana contro la Germania, una gara finita 1-1 e si infortunò in quella circostanza 4 giorni dal derby Romagnoli, saltò il derby, al suo posto Gustavo Gomez, il derby finì 2-2, era il derby d'esordio sulla panchina dell'Inter di Stefano Pioli con il pareggio di Perisic a fine gara. Gigio Donnarumma carica e sprona i suoi, attenzione, avete visto questo cambio di passo da parte dell'Inter, l'Inter ci ha presi in velocità grazie alla sparigliata fatta da Hakimi, Hakimi che fino a questo momento è il miglior uomo in campo e naturalmente, come già capitato da altre squadre, lo sta un po' patendo anche il Milan. Hakimi palla dentro, Lautaro Martinez, esce bene Isma, grande Isma che recupera palla su due, Isma ha subito accettato tutte le sfide di questo derby, grande Isma, se ne va Calabria in buca per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu dentro per Zlatan Ibrahimovic, è solo Leao, ecco il tocco su Ibra, calcio di rigore, fallo di Kolarov su Ibra, calcio di rigore, grande spunto da parte di Davide Calabria, fermi tutti dice l'arbitro Mariani, vediamo quello che è successo. Zlatan Ibrahimovic aveva anche la possibilità, sì l'ha preso, lo ha preso abbastanza nettamente sul piede d'appoggio Kolarov, sì, sembra rigore ineccepibile, vediamo, eh sì, gli prende il piede d'appoggio, non prende la palla, gli prende il piede destro, non prende la palla Kolarov, sembrato un po' il fallo di Materazzi in quel dicembre, quel novembre 2010 nella stessa area, tocca a Ibra presentarsi davanti ad Handanovic, quadrato il portiere interista. Bella accelerazione di Calabria, bella azione nostra. Zlatan contro Handanovic. Rincorsa breve, non mi era piaciuta, sapevo che la piazzava lì, sapevo che Handanovic poteva prendergliela, li abbiamo sentiti esultare i nostri tifosi avversari e poi abbiamo esultato noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi. Gran giocata di Ciala,
è insomma il feeling fra Çalhanoğlu, il feeling tecnico fra Çalhanoğlu e Ibrahimovic, è un fattore di questo Milan. Era scritto che lo mettesse lì Zlatan e poi la palla dentro. Gol del Milan di Zlatan Ibrahimovic, non su rigore, gol di Ibra e basta, gol di Ibra punto, gol di Z punto. L'esultanza del nostro allenatore con i rossoneri in vantaggio, vediamo i tifosi al primo anello distanziati, debitamente distanziati. La palla torna indietro, ancora Handanovic che allarga dalle parti di D'Ambrosio, braccato da Leao, la deviazione di Leao. La palla esce, inquadrato Zlatan che ha guardato fisso il pallone, è rientrato e ha segnato. Zlatan Ibrahimovic, rigore su di lui e gol. E gol di lui. Vanno Lukaku e Romagnoli a contendersi questa palla, il rimpallo è favorevole all'Inter con Lautaro Martinez attaccato da Romagnoli. Lukaku che se ne va, Lukaku che fa cambio gioco, attento Davide. Attaccato alle spalle Davide da Perisic, Perisic contro Davide, attenzione Perisic, bravo Alexia a raddoppiare, bravo Alexia a raddoppiare, deviare in fallo laterale. Ottimo l'intervento di Saelemaekers che è andato ad aiutare Davide Calabri, ha trovato la traiettoria della palla, ha trovato l'impatto e deviato in fallo laterale. Ecco inquadrato Perisic, la palla in avanti, la deviazione. Chiedono il Mani, allontana Çalhanoğlu, ancora Ibra, Ibra guardato a vista da Kolarov, Kolarov non vede Ibra che riesce a servire Saelemaekers, un filo lontano, un filo distante dal seguire l'azione Leao e allora c'è il recupero da parte loro con De Vrij, De Vrij serve Hakimi, ancora l'imbucata di Vidal, chiamato in causa Barella, Barella cerca Lautaro Martinez, bellissima la spizzata di Kier, anche se arriva a Perisic, non era facile per Davide rientrare in possesso palla, subito la reazione interista al nostro gol. Ecco Perisic che controlla Davide, la deviazione, la palla rimane lì, bravo Davide così, così Davide, Saelemaekers se ne va, bella la nostra linea di destra. Bella la nostra linea di destra, Davide Alexi, di prima bella Çala, ecco Leao, Leao contro D'Ambrosio, vediamo se Leao scivola via, Leao se ne va, Leao se ne va, Leao se ne va, la mette in mezzo Leao, e c'è il gol di Zlatan, il raddoppio di Zlatan, uno dopo l'altro, 2-0 Milan, Leao Ibra, Ibra Leao, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Se n'è andato alla grandissima Rafa Leao, Rafa punto Leao punto Z punto Ibra punto 2-0. Piombato sulla palla Zlatan, splendida la giocata di Leao. Milan avanti con Ibra Ibra, il tabellino che amiamo, Ibra Ibra è sbucato alle spalle di Kolarov Zlatan e la messa dentro di piatto, Handanovic ha provato ad arrivarci, Leao perfetto e Ibra Ibra 2-0 Milan. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi! Palla messa in mezzo da Rafa Leao e messa in rete da Zlatan Ibrahimovic. Quadrato Conte con Stefano Pioli che dà altre indicazioni ai nostri giocatori. La palla torna indietro. De Vrij, palla dentro, pressato De Vrij che si va a pressare alto, la palla rimbalza, Ibra stava rientrando da fuori gioco, Çalhanoğlu si è fermato e tocca ad Handanovic riprendere il gioco per chiamare in causa D'Ambrosio. Servito Barella, Barella allarga per Hakimi, Hakimi che in ogni caso è partito fortissimo. La palla indietro verso Handanovic, ancora da parte di D'Ambrosio. Ancora il portiere sloveno dell'Inter che allarga verso Brozovic. Brozovic torna indietro. Milan che pressa molto alto in questa fase. Attenzione ad Handanovic che fa palla lunga per Lukaku che arriva con il petto. Lukaku la tocca ancora per
Lautaro Martinez, l'imbucata ancora Romagnoli contro Lukaku, attento capitano Alessio, attento capitano Alessio, se n'è andato Lukaku, il tiro, la parata di Gigi. Naturalmente è freddo il capitano dopo 3 mesi di assenza, ci sta che non abbia ancora l'elettricità, l'intensità per fermare un avversario forte come Lukaku, come che lo punta, ci sta. Calabria ha fatto uno scatto in avanti, Ciala, libero Ciala, libero Ciala, Ibra, Ibra in area di rigore, la mette in mezzo, Leao troppo lunga, peccato, peccato, ma Leao vuole tenerla viva, non è riuscito ad arrivare sul pallone, ha perso il passo Raffaellino, la palla esce e restiamo in attesa della ripartenza loro. Qui rivediamo la posizione regolare di Ibra sulla partenza dell'azione che ha poi portato al rigore. Era una cosa che ci tenevo a vedere, avevo avuto dei dubbi, e invece sono onside entrambe. Il VAR ha mostrato tutto e naturalmente più si è trasparenti meglio è, più informazioni si danno meglio è. Pressa molto alto Bennacer, che sta correndo tantissimo e naturalmente speriamo che non finisca presto le riserve di energia, la cosiddetta benzina. Terra Barella, calcio di punizione a loro favore, terra Lautaro Martinez, qui rivediamo, ha provato a farsi largo fra, però qui il fallo, boh, forse un fallo di partenza di Kier, però anche Martinez ha sbracciato, ne aveva due contro e il direttore di gara ha accordato il calcio di punizione a favore dell'Inter. Quadrato Lautaro Martinez, quindi Gigio. Gigio che continua a urlare tre. Si fa sentire Gigio. Ne vuole tre in barriera, ecco il terzo che arriva, Çalhanoğlu con Ibra e Leao. Attenzione a Korolov che è uno specialista importante. Vediamo Kolarov se tira o se dosa in mezzo, se calibra un cross, un traversone, un assist, un tentativo. Vediamo Kolarov, attenzione, il colpo di testa, via la palla, capitan Harlock. Siamo felici di tornare a nominare il nostro capitano Alessio Romagnoli. Colpo di testa di Kolarov, l'intervento a seguire di Çalhanoğlu, tiene palla in campo Leao. Raffaellino attaccato, Raffaellino attento che D'Ambrosio morde le caviglie, poi Lautaro Martinez e Leao si misurano un po', si nasano un po', come si dice nella vulgata, e allora è il Milan che ha ripreso il gioco con la rimessa laterale, c'è Gigio che allarga dalle parti di Davide. Davide fa cambio gioco, palla lunga, ancora a terra il Milan con Ibra, fuori gioco, fuori gioco, segnalato dall'arbitro Mariani. Ibra ha preso atto, palla di D'Ambrosio, D'Ambrosio dentro che sì, la palla torna indietro alle parti di Brozovic, Brozovic tocca ancora per Barella, inquadrato Vidal, la palla in profondità, chi era commesso fallo e c'è il giallo, e c'è il giallo. Io vedo il nostro Simon Kier un po' più in difficoltà rispetto al solito. Tutti gli interventi che ha fatto in questo derby, nelle altre partite fa l'anticipo con la pipa in bocca. In questa partita invece è dura perché l'avversario è forte, perché Kier sta facendo mediamente i suoi interventi, sta scegliendo i tempi di sempre, sta facendo i guizzi di sempre, solo che qui l'avversario è forte e Simon va in difficoltà. E l'ammonizione è arrivata prima della metà del primo tempo, attenzione Vidal in scivolata su Kessié, ragazzi lottiamo come Isma, piace molto il sacrofuoco di Isma, bravo Teo a recuperare palla, ancora a terra Çalhanoğlu che porta a casa questo fallo, si è messo nella posizione ideale per subire il fallo da parte dell'avversario, fallo nella circostanza di Lukaku su Çalhanoğlu e c'è calcio di punizione a nostro favore. Qui rivediamo intanto il gol di Ibra, il secondo, il gol della creatura mitologica Ibra Leao, poi Ibra ha allargato le braccia, si è librato nell'aria per esultare e adesso tocca a Kier andare a lottare ancora, lascia correre l'arbitro Mariani, palla per Alexis per
Ibra, ancora la palla dietro a Calabria, ancora Zlatan che fa una gran giocata, c'è la deviazione di chi? Deviazione nostra, dice l'arbitro. Quindi sarebbe stato Salemakers l'ultimo a toccare. Le telecamere cercano Lautaro Martinez, inquadrato Kolarov. Palla in avanti ancora per Lautaro Martinez. Kier osserva, Kier insegue, palla deviata a sua volta da Calabria. La rimessa con le mani dei nostri avversari, con la palla che torna indietro dalle parti di Kolarov. Kolarov fa partire da destra D'Ambrosio, deve andare a inseguirlo, a chiuderlo Leao. Ancora la palla indietro di Hakimi, palla che resta nella metà campo loro. Ancora il controllo di De Vrij, Inter che ha Sensi squalificato, che ha diversi giocatori della primavera in panchina, ben sei. Inter che ha avuto sei casi di positività al Covid. Arriva col gambone Romagnoli, il colpo di testa di Isma Benna, poi è Kessi che serve Ciala, Ciala tiene la palla e va, Ciala lascia proseguire Zlatan, Zlatan di prima bella per Davide, Davide la imbuca, ancora Zlatan, il rimpallo ci favorisce, cala Calabria, aspetta prima di crossare perché Zlatan era ancora fuori area, Alexi allarga il gioco per Teo, vediamo Teo, il tiro di Teo deviato, angolo, Teo, calcio d'angolo, è arrivato Teo ad arrembare, a farsi vivo, a dare un segno. È importante che Teo si scolli di dosso l'inizio in cui Hakimi è riuscito a piazzargli due o tre buone giocate. Adesso andiamo dalla bandierina, inquadrati Ibra e De Vrij, entrambi provenienti dal calcio olandese. Çalhanoğlu pronto a battere dalla bandierina. Ecco Hakan che tocca ravvicinato per Alexi, Alexi al varco, Alexi la mette in mezzo, lontana, allontana Vidal la palla, però loro hanno cercato di tenerla e l'hanno quasi tenuta. Hakimi è veramente una freccia, è veramente un giocatore che ha una sua cilindrata, insomma non voglio fare troppe coloriture, troppe pitturate sugli avversari, ma dovrebbe registrare il suo motore alla motorizzazione civile. Qui stava tenendo in campo una palla che stavamo dando ormai per persa, per uscita. Ibra voleva sorprendere De Vrij alle sue spalle, De Vrij quando se n'è accorto era un filo in disequilibrio, ha deviato in fallo laterale, rimessa con le mani nostra, con Teo che tocca in avanti per Ibra, piede in mani Ibra, ancora la palla in profondità, attenzione, bravo Davide, la diagonale difensiva di Davide, bravo Davide, splendida diagonale difensiva Davide. Attenzione, il cambio gioco di Lautaro Martinez per Kolarov, deve andare a coprire Salemakers. La palla arriva dalle parti di Perisic, ancora la palla indietro a cercare Handanovic che ha davanti a sé il campo aperto, Lukaku sgrana gli occhi, fa il movimento, aspetta di essere servito, palla lunga di Handanovic, la deviazione di testa di Lukaku, è in vantaggio Isma che subisce fallo, Barella gli ha toccato con la punta del piede la fronte. Barella però dovrebbe, siccome sa di averlo colpito, lui cercava di prendere la palla, non la fronte, l'ha preso un po' sotto il mento, sa di averlo toccato, prima chiedi scusa all'avversario. Poi eventualmente protesti con l'arbitro, però prima le scuse all'avversario, quando il colpo arriva sotto il mento. Quadrato Isma, che ha iniziato alla grande questa partita, servito Alexi atteso in una zona molto bassa, molto basso Perisic. Attenzione Kier da palla indietro a Gigio studia la situazione, fa palla lunga Gigio a cercare Zlatan che la spizza di testa, però sono loro ad intervenire per primi. Voleva un movimento alle sue spalle, probabilmente Ibra, bravo che sia a recuperare questa palla, bravissimo Kier a restituirgliela in verticale, che si dà la palla a Leao, brutta entrata di D'Ambrosio che tenta di intimidire
Leao, non mi piace, non mi piacciono le entrate di D'Ambrosio, non mi piace il modo in cui sta giocando a calcio D'Ambrosio. Palla in profondità, Ibra, non c'è fuorigioco, non c'è fuorigioco, lascia correre l'assistente Bindoni, Ibra prova ad andare, la mette in mezzo, porta vuota, ma nessuno di noi colpisce la palla, poi viene segnalato con un po' di ritardo il fuorigioco di Ibra. Non si è inserito nessuno, vediamo, non c'era fuorigioco. L'assistente Bindoni aveva lasciato correre, aveva fatto bene, non c'era fuorigioco. Lukaku guardato a vista da Romagnoli, ancora Hakimi dà la palla in mezzo, attenzione, c'è lo spazio, troppo spazio lì, Perisic, la deviazione, gol di Lukaku, c'era lo spazio troppo libero, loro hanno potuto, quando possono ferire così, quando possono tagliare le linee così, diventano pericolosissimi. Erano completamente liberi Kolarov e Perisic, ci hanno presi alla sprovvista, primo tiro in porta dell'Inter e gol, e Lukaku carica i suoi. Questo è il momento che abbiamo preso gol, loro erano messi molto meglio di noi. Gigio non è arrivato sulla palla, la palla è arrivata a Lukaku che è riuscito a mettere dentro, con Conte che sfoga la sua tensione e il Milan che prova a ripartire. Era messi male, c'era questo buco, c'era questo varco nel quale loro si sono inseriti per far male. Adesso la rimessa con le mani, adesso è molto importante questo contraccolpo psicologico, bisogna gestirlo, bisogna reagire, non bisogna mai uscire dalla partita. Ibra, Alexi, in buca Alexi, la deviazione, ancora Teo attaccato da Hakimi, non c'è fallo, Teo, e c'è l'anticipo di Vidal qui ha fatto una grande giocata, Matteo gli toglie la palla, fallo di Vidal su Teo. Non mi chiedere niente, dice l'arbitro Mariani a Teo Hernandez, fatemelo rivedere se era da ammonizione o meno. Più fortuito che violento, anche se alza il tacchetto Vidal, eh? Qui vedete Kolarov, Perisic troppo liberi, lì possono fare veramente quello che vogliono, e la palla è stata, dopo la deviazione di Gigio, infilata da Lukaku. Sfoga la sua rabbia Gigio, adesso tocca al Milan battere la punizione con Çalhanoğlu. Milan partito forte, ma lo sapevamo che l'Inter sarebbe rimasta in partita, ha giocatori importanti, ha grandi valori, tanta forza, e questo inserimento Kolarov Perisic ce l'abbiamo pagato caro. Si parlano Simon e Zlatan, calcio di punizione a favore di Ciala. Ciala chiede movimenti ai suoi compagni di squadra, palla messa in mezzo da Ciala, deviata da Hakimi. Era stata veramente una scudisciata la battuta del calcio d'angolo da parte di Akan, la deviazione di Lautaro Martinez, e il calcio d'angolo a favore del Milan. Adesso deve alzarla un po' di più Akan, palla deviata ancora da loro sul primo palo, sale Mekers, non siamo riusciti a sfruttare il nostro recupero palla e diamo addirittura a loro il contropiede, ingenuità nostra questa, attento Teo, Teo contro Hakimi, Teo attento ti prego, Hakimi ancora per Brozovic in buca per Hakimi, Teo non perderlo, il cross di Hakimi, attenzione al colpo di testa, il salvataggio di Simon Kjær sul colpo di testa di Lautaro Martinez, la deviazione di Perisic, ancora Vidal che continua l'azione per loro, ecco il cross di Perisic, il tentativo di Lukaku. È stata un'ingenuità sul recupero nostro, sul calcio d'angolo, dare a loro il contropiede. Adesso dobbiamo stare attenti perché loro avanzano ancora con Vidal. Vidal studia la situazione, osserva, Vidal da palla dentro, si gira Barella inseguito da Bennacer. Ancora Bennacer saltato, Barella palla dentro, attenzione Lukaku, Barella il tiro, la parata di Gigio. Ottima azione loro sono andati via bene, molto fluidi. È riuscito a prenderla Gigio, il tiro centrale, un'azione alla mano molto veloce.
applaudono i loro tifosi, e questo ci sta evidentemente. Qui rivediamo intanto un'azione nella quale abbiamo rischiato due volte, prima sul colpo di testa di Lautaro Martinez, poi sul tiro di Barella. Prima ha salvato Kier, poi ha salvato Gigio. Va Calabria, molto bravo Davide, ma è ancora in svantaggio Alexei. Davide bene per Ciala. Ciala, Ciala si gira e la tocca dentro per Salemaker. C'è campo per noi. Vai Alexei, vai Alexei, vai Alexei per Leao. Perché subito, perché subito, perché subito? Era una buona idea, perché se la prende Leao è solo davanti al portiere, però troppo frenetica, troppo veloce, troppo di premura, come si dice a Milano, la palla di Alexei. E Leao era in un certo ritardo per poterla andare a prendere. Inquadrato Lukaku, poi Conte, la palla di Handanovic. Handanovic rilancia il controllo di Lautaro Martinez, inseguito da Kessié. Kessié contro Kier, ancora dentro per Lukaku. Sento poco Kessié nel fare legna in questa partita. Attento Teo, attento Teo, attento Teo. La palla torna indietro, Lukaku ancora in area. Lukaku ancora in area, il tiro. La palla è stata calciata troppo forte dal 9 nerazzurro. Esce la caricata di troppa forza, di troppo effetto. Nessuno dei suoi compagni di squadra è riuscito a inserirsi. La palla è uscita. Qui rivediamo Perisic che la osserva. Una palla imprendibile anche per lui. E adesso tocca al Milan ripartire. Lukaku, dopo aver fatto il suo gol, si è preoccupato di caricare tutto l'ambiente. Ancora Gigio. Gigio fa palla lunga a cercare Çalhanoğlu. Gli si appoggia addosso Brozovic. Forse un Mani, protesta Çalhanoğlu, mi era sembrato Mani. Tutte le volte che i giocatori chiamano Mani, sia del Milan che dell'Inter, l'arbitro lascia giocare. Evidentemente c'è tutta un'altra amministrazione, tutta un'altra politica nella gestione dei Mani in questo campionato rispetto allo scorso. Palla dietro di D'Ambrosio, l'intervento di Handanovic. C'è il controllo da parte loro, che provano ad avanzare con la palla lunga di Handanovic a cercare ancora Barella. Barella attaccato da Kessié, sento poco Kessié, non vedo tanti palloni recuperati da Kessié. Rilancio di Romagnoli, Romagnoli la calcia subito, insomma anche questione di sensibilità, di consuetudine alle partite. Qui aveva il tempo di controllare Alessio, la palla l'imbucata lunga per Hakimi. Alessio Romagnoli va a chiudere. Alessio ha rischiato, doveva fare così, doveva cercare di andare proprio sulla palla. Alessio Romagnoli è entrato su Hakimi, che era lanciato in piena corsa. Attenzione Lukaku, Lukaku da palla indietro per Brozovic, all'inseguimento del pallone anche Alexei Salemakers. La palla di Kolarov, si gira Lautaro, si gira Lautaro, lascia correre l'arbitro Mariani. Protestano i tifosi avversari, la palla lunga verso Ciala. Vediamo se Ciala la prende, sì Ciala la prende, Ciala la prende, la imbuca di là per Zlatan Ibrahimovic in area di rigore. Zlatan, Zlatan, Zlatan in area, ecco Ibra, la palla dietro, ancora loro riescono a chiudere con grande grinta, con grande fame. È bravo Isma Benna, è bravo Isma Benna, è bravo Isma Benna, dentro per Çalhanoğlu. Vediamo Ciala, la mette in mezzo, Brozovic mette il piattone e c'è la rimessa con le mani nostra. Milan ancora dentro la partita, Milan ancora vivo, ancora reattivo. Milan che ha reagito al gol di Lukaku, che sta reagendo al gol di Lukaku, anche se loro a loro volta hanno avuto le loro occasioni. Vediamo. No, mi è sembrato qui che davvero si è lasciato cadere Lautaro Martinez, mi è sembrato davvero che si è lasciato cadere lui. Lautaro Martinez che continua a dire come fai al direttore di gara. Rimessa con le mani Milan, deviazione di Brozovic, la palla è di Isma Benna attaccato da Vidal. Vidal calcia contro Calabria, la palla rimane in campo, l'ultima deviazione è loro. Ancora di Lautaro Martinez, c'è la rimessa con le mani a favore del Milan. Milan che si prepara con Cala Calabria a riprendere il gioco sull'1-2 di San Siro. Ibra Ibra Lukaku, il tabellino fino a questo momento. Attenzione Salemakers, dalla palla dietro a Ciala. Ciala ancora Isma, Isma la tiene, Isma la controlla, Isma la appoggia dietro a Romagnoli. Romagnoli torna sulla destra da Çalhanoğlu, buon controllo di Akan. Akan la tiene bassa, la tocca per Davide, Davide non fa partire il cross subito, preferisce giocarla con sicurezza verso Ciala. Ciala Leao di prima, ancora Calabria che danza verso la loro area di rigore. Il cross di Calabria, cross di collo pieno, Leao. Leao è andato troppo leggiadro su questa palla, loro sono andati cattivi, se ne va Lukaku, Lukaku contro Teo, Lukaku contro Teo, finiscono a terra Lukaku e Teo. Arriva Kessié, arriva Kessié, lascia correre il direttore di gara Mariani, perché comunque Lukaku si era rialzato, l'azione era proseguita. Palla lunga del Milan, attenzione sulla palla in area di rigore di Leao, loro sono arrivati con più cattiveria. Fallo, fallo di Zlatan,
Fallo di Zlatan su De Vrij. Sembrava troppo bello essersene andati. Intanto c'è un richiamo, credo, per il nostro allenatore. Credo per Stefano Pioli. Discussione fra... Ma no, ma... Vabbè. Qui Lukaku se n'era andato rispetto a Romagnoli, poi sbracciano entrambi, Lukaku cade, Lukaku si rialza e il direttore di gara ha lasciato giocare. Quadrato ancora Lukaku. Capisco, ma dovete stare un pochettino calmi, dice il direttore di gara, si rivolge anche all'altra panchina. Inquadrato Ibra che sibila negli occhi di De Vrij. Sfortunato il fallo di Ibra, perché l'ha toccato, però è stato veramente sfortunato. Errore loro adesso, e Calabria prova a ripartire con Saelemaekers, guardato a vista da due, bravo a non sprecare questa palla anche se sotto assedio. Saelemaekers sta giocando una partita preziosa. Ancora Calabria, Calabria in buca, loro riescono ad arrivare, che sì, bravo per Çalhanoğlu. Çalhanoğlu dentro per Zlatan, Zlatan farà continuare la nostra azione perché sì, che sì, attende l'arrembata di Teo. Ecco Teo che prova a sparigliare, la scorribanda di Teo troppo lunga, data un po' troppo male, un po' troppo superficiale, data un senza cura questa palla a Raffaellino, Raffaellino che adesso deve lottare, lotta Raffaello! Ancora De Vrij, la palla arriva sulla sinistra per Kolarov. Kolarov fa mulinare il suo sinistro e fa palla lunga in una zona però in cui non ci sono i suoi compagni di squadra. Allora arriva facile, arriva sereno, arriva tranquillo in questa circostanza Gigio. La palla va al capitano che si prepara a toccare per Isma Benna. Ancora Teo, vediamo capitan Harlock che chiama in causa Gigio. Ecco i nostri, attento Gigio che arriva Lukaku. Simon Kjaer, loro pressano alto sistematicamente, Calabria viene via, Calabria viene via bene, bravo Davide, bravo Davide, bravo Davide che allarga giusto per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu dà la palla a Calabria che aveva accompagnato l'azione, Alexi, Alexi, Alexi la tocca dietro per Çala, Akan avanza, Akan ha ingannato Brozovic, c'è campo per lui e per noi, palla dentro, non si sono capiti, Çala e Saelemaekers. Non si sono capiti, adesso c'è il controllo di Vidal, prova a prenderla che sì, che commette fallo, calcio di punizione a loro favore. Peccato il misunderstanding fra Çalhanoğlu e Saelemaekers. Hanno un cognome molto lungo entrambi, insomma, capirsi diventa difficile, proviamo a stemperare con una battuta. Palla dietro, ancora per D'Ambrosio. Lautaro Martinez prova a inserirsi Davide, bravo Davide, l'ultimo tocco però mi sembra di Perisic, giusto così, lo ha visto anche l'assistente Bindoni, che l'abbia visto io conta zero, che l'abbia visto l'assistente Bindoni conta decisamente di più, e quindi rimessa con le mani a nostro favore con Cala Calabria pronto a servire i suoi compagni di squadra. Inquadrato Vidal, ancora la palla dietro di Cala, andiamo da Kjaer, andiamo da capitan Harlock. Ecco Alessio Romagnoli, 21 luglio, 17 ottobre, queste le dimensioni della sua assenza, problema serio, muscolare al polpaccio. Ancora Teo, Teo che se ne va, Teo che se ne va, se l'allunga però, c'è il rilancio nerazzurro e poi ancora la stoppata di Alessio Romagnoli con Akan Çalhanoğlu che abbassa i tempi di gioco, abbassa la temperatura, abbassa il ritmo, abbassa tutto e serve Gigio. Gigio dà la palla dentro a Kessié, Kessié si affida all'altra cappa rossonera, Kjaer, arriva Ibra, Ibra tocca dietro per Davide Calabria, ancora noi al piccolo trotto, ma noi, ecco Cala Calabria che viene in mezzo a giocare e finisce nell'imbuto, lo hanno aspettato, l'hanno un po' circondato, ha colpito forse una vecchietta sul ginocchio di Barella, ha colpito Calabria il ginocchio di Barella che ha male, vediamo. È stato Barella a mettere il ginocchio che gli si è girato contro, gli si è girato sotto poi. Brutta, impressionante da vedere questa immagine. Impressionante da vedere questa immagine. Barella ha messo il ginocchio che si è girato sul contatto di Calabria. E, insomma, poi il peso della gamba, il peso del ginocchio e della gamba sono andati tutti sul ginocchio stesso. E,
Antonio Conte osserva preoccupato la situazione, a terra con un gran dolore Barella, mentre Stefano Pioli dà indicazioni a Rafael Leao con Romagnoli nei pressi. Questa qui intanto una sintesi di alcune delle azioni del primo tempo. Dagli applausi intuiamo che si sia rialzato Barella. Davvero impressionante l'immagine del ginocchio, di tutta la gamba che si piega in maniera innaturale dopo l'urto con il ginocchio di Calabria, perché non c'è stato un colpo da parte di Calabria. Barella ha messo il ginocchio che ha finito per urtare. Barella ha messo il ginocchio e Calabria ha finito per urtarlo. Perisic rimette palla fuori e il Milan la restituisce. Rientra Barella, che ha sentito un gran male, comprensibilmente. Adesso c'è la ripresa del gioco a cura di Handanovic. Handanovic pronto a rilanciare. La palla arriva dalle parti ancora di Barella, palla lunga, Alessio Romagnoli di testa, preciso. Preciso per Gigio. Gigio la tiene, la rimbalza, la congela, la riscalda, la gestisce, la può prendere con le mani. La può prendere con le mani, vediamo cosa fa Gigio. Vediamo se fa il calcio lungo. Sì, palla lunga verso Zlatan che va al salto. È riuscito a prenderla al volo di testa De Vrij, poi il Milan non riesce a servire Teo Hernandez. La palla è tornata indietro subito. Attenzione a questa palla concessa troppo facilmente. Lukaku, Lukaku cerca lo scambio con Martinez. Il tiro del loro attaccante impegna comunque Gigio. Veder tirare Lautaro Martinez lì dal limite dell'area non ci lascia tranquilli, perché è la sua zona, una zona alla quale ha spesso fatto gol in questo avvio di stagione. Però in altri casi se l'era preparata, qui è andato più distinto e non è riuscito ad angolare. Buon per noi, come ha fatto in altre circostanze. Saelemaekers bravo a contendere la palla, bravo a rivendicarla. Poi Calabria, ecco il petto di Ibra. Ibra riesce a servire Saelemaekers, ancora Çalhanoğlu se ne va, ecco Çalhanoğlu che se ne va, vai Çala, vai, punta Çala, punta Çala, Teo, area di rigore, Teo, Rafael Leao, c'è mancata esplosività in questa azione, c'è mancato killer instinct, ha fatto la cosa giusta a servire Teo a Can, ancora Can, e adesso l'Inter si è rimessa a posto, si è riorganizzata, abbiamo perso il guizzo, abbiamo perso, e loro sono ripartiti. Abbiamo perso scioccamente un'opportunità. Adesso c'è calcio di punizione a loro favore. Due minuti di recupero. Ammonito che sì. Secondo ammonito della partita. Entrambi gli ammoniti Milan. Prima Kier, poi che sì. Un po' a chiamata questo cartellino. Non mi piacciono mai i cartellini a chiamata. Quadrato che sì, poi Zlatan, ecco Vidal, prova ad avanzare l'Inter, c'è la respinta di che sì, prova ad arrivare Leao che non è scattato anche qui in maniera esplosiva, in maniera veloce. Vidal, attenzione, Lautaro Martinez, proseguono loro la loro azione, attenzione Leao, chiedo scusa Lautaro, sono entrambi con la L, chiedo scusa Lautaro. La palla esce, c'è calcio d'angolo a loro favore. Vedo un Lautaro Martinez rinfrancato e questo evidentemente non ci fa piacere. Vi rivediamo la deviazione di Romagnoli che ha interrotto il dialogo fra Lukaku e Lautaro Martinez. Calcio d'angolo a loro favore. Va dalla bandierina l'Inter, attenzione, il colpo di testa fuori. Grande, enorme occasione loro. Sarebbe stato un colpo durissimo prendere gol proprio prima dell'intervallo. Però Lukaku completamente libero, sia Alessio che Simon lo hanno perso. Spesso ci ha fatto male negli ultimi derby De Vrij, abbiamo provato ad andare su De Vrij, ma Lukaku ha potuto colpire indisturbato. L'ha messa fuori lui, noi non c'entriamo niente. Abbiamo rischiato davvero di prendere il 2-2 in un momento in cui sarebbe stato un gol, ma ne avrebbe rappresentati due. Palla di Çalhanoğlu per Leao, ancora D'Ambrosio, Leao non mollare, Leao, finisce il primo tempo.
D'Ambrosio ha questo modo di intervenire incurante che non amiamo. Dice qualcosa all'arbitro Zlatan Ibrahimovic. Finito il primo tempo, un bel primo tempo, hanno giocato bene entrambe, è un bel derby, è un bel derby, e ci troviamo sul 2-1. La partita però è aperta, non c'è il Milan che sta difendendo il 2-1. Attacchiamo noi, attaccano loro. Noi dobbiamo, sulla scelta dell'ultimo passaggio, migliorare un po'. Loro hanno creato diverse occasioni, noi abbiamo fatto i nostri due gol, abbiamo fatto anche noi delle nostre belle azioni. Poco fa avremmo dovuto colpire con Çalhanoğlu e Theo Hernandez, e su quelle scelte di passaggio lì, sull'arrivare sulla palla, che dobbiamo essere più letali, più feroci, più cattivi. Speriamo naturalmente di poter sfruttare gli episodi nel secondo tempo. È finito il primo tempo, 2-1 per il Milan, con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic, poi il gol di Lukaku. Ancora dialogo fra il nostro allenatore e l'arbitro Mariani. Fra poco ancora con voi, fra poco ancora con voi, fra poco ancora con voi. Inizia il secondo tempo del 226esimo derby di Milano, fra gare ufficiali, perché poi naturalmente i derby, se si considerano anche le amichevoli, sono molte di più. Ha avuto il consenso dei suoi assistenti Costanzo Bindoni, l'arbitro Mariani, per dare il via alla ripresa. Attenzione Lukaku, deve andare a chiudere Çalhanoğlu, palla allargata sulla destra dall'Inter. Inter che con Hakimi e Vidal dialoga. Ancora l'imbucata, pescato fra le linee il Milan con Barella. Lukaku allarga ancora il gioco per Hakimi, che se la deve vedere con Theo. Attento Theo, attento Theo, attento Theo. Ancora Lukaku che fa girare Theo. Bravo Theo a vincere il duello, bravo Theo a vincere il duello. Ecco a Çalhanoğlu, c'è il campo per noi, c'è Barco per noi. Libero di qua Alexis, libero di qua Alexis. La palla arriva ma è un po' larga, è un po' larga. E Alexis deve ricominciare praticamente da capo l'azione. Eccolo Cala Calabria che arriva a sostegno. Attenzione Cala mette in mezzo per KK che sì. Ecco Theo Hernandez che imbuca per Çalhanoğlu, provano a velocizzare i nostri, Çalhanoğlu, Ibra e Çalhanoğlu hanno provato a inventarsi qualcosa, ci sono andati abbastanza vicini, ma c'è il rilancio interista con il recupero palla di Kessi. Dai ragazzi, ecco Bennacer che va a infrangersi su De Vrij. Che sì, voleva anticipare, ma Barella va via bene. Barella ha fatto a centrocampo la cosa che Çalhanoğlu poco fa ha cercato di fare al limite della loro area. Attenzione, capovolgimento di fronte, il tiro di Lautaro Martinez, alto. Ha provato a fare il suo tiro, la sua parabola, la sua traiettoria Martinez, ma è finita lunga, è finita alta, è finita lontana. Giocate assortite, ecco, questa di Çalhanoğlu voluta, mirata, e poi quella di Barella a centrocampo. Palla lunga e intervento di Zlatan, che è bravo poi a fare in modo che il pallone arrivi dalle parti di Çalhanoğlu, rischiato di perdere il controllo del pallone per la vicinanza di Brozovic. Leao se ne va, grande giocata di Leao, palla messa in mezzo, gran giocata di Raffaellino Leao, però lì non c'è nessuno. Cala arriva un filo tardi, Barella, Kjaer, gran giocata di Leao. In ogni caso, quando Leao va via così ci riempie il cuore, ci riempie gli occhi. Palla che esce, rimessa con le mani loro, inquadrato il nostro allenatore. La palla arriva ancora dalle parti di Kolarov. Kolarov fa cambio gioco, molto alta questa palla per Hakimi. Hakimi l'aspetta sul petto, Theo non lo prende. Attento Theo, ti prego. Ed è grande Bennacer, grandissimo Bennacer. E Hakimi è un'ira di Dio, ragazzi. Quando ti prende Hakimi devi pregare e lottare. Abbiamo fatto entrambe le cose e ne siamo usciti vivi. Grande entrata di Bennacer in area di rigore, chirurgico, preciso. Adesso c'è la rimessa con le mani a nostro favore. Andiamo da Theo, ragazzi, andiamo grintosi, su in elettricità, sulle spalle alte. Ragazzi, vi prego. Romagnoli, palla alta, il colpo di testa di Perisic, ancora Lukaku. Palla che viene via, Kjaer, la respinta, Salemakers è in vantaggio, c'è un giocatore dell'Inter che è stato colpito al volto. Si tratta ancora di Barella, che aveva avuto il problema sulla gamba, colpito in pieno volto da Kjaer. Barella ha avuto il ginocchio e tutta la gamba che si era piegata sotto il peso del corpo nel primo tempo. Qui ha preso un bel pestone Bennacer da Vidal.
non capisco cosa avessero da protestare con l'arbitro i nostri avversari. Bennacer è arrivato in anticipo, ha preso alla grande la palla e ha preso anche un bel pestone. Tocca adesso al Milan ripartire. Kjaer che sì, ancora Simon Kjaer che torna indietro dalle parti di Gigio. Conte aveva chiamato anche il pressing di Perisic. Calabria prova a rilanciare, Perisic ha pressato alto, Saelemaekers deve lottare e c'è il calcio di punizione. Kolarov si è inserito bene, noi qui ci siamo fatti un po' infilare, ci siamo fatti un po' prendere. Qui Kolarov si è inserito bene, loro con un'azione in pressing molto alta sono riusciti a venirci a prendere. Adesso c'è un calcio di punizione pericoloso a favore dell'Inter. Inquadrato Kolarov, ancora punizioni alle quali bisogna stare molto ma molto ma molto attenti. Ci sono Brozovic e Kolarov sulla palla, attento Isma Benna, venuto dietro Ibra ad aiutare. Eccolo Zlatan, pronto a partire Kolarov, lascia Brozovic, palla messa in mezzo, allontana Çalhanoğlu su D'Ambrosio, poi Barella più feroce di Leao, colpo di testa, Kjaer bravo, ancora Hernandez e poi prova a ripartire Saelemaekers che prende palla e va, prende palla e va. Raffaellino aspettato dagli avversari, Raffaellino è bravo a servire Saelemaekers, poi viene rimontato Leao, un po' morbidi noi qui, poi qui finito a terra Saelemaekers. Nel primo tempo però era stato fischiato il contatto Ibra De Vrij, perché adesso nulla su Saelemaekers? Attenzione al controllo di Brozovic, Brozovic a campo per vedere Vidal, Vidal va da Hakimi. Hakimi è partito forte all'inizio della partita ed è partito forte anche all'inizio di questo secondo tempo. Attenzione Vidal, la palla recuperata da Brozovic che viene a sinistra da Perisic, Perisic attaccato da Calabria, la palla torna indietro, ancora Brozovic che chiama in causa Kolarov che vede Saelemaekers. Il pallone torna indietro dalle parti di Handanovic. Ecco il portiere dell'Inter pronto a rilanciare. Noi non andiamo a pressare e lui ha modo di servire per Lautaro Martinez, che però era in fuorigioco. Rientro da fuorigioco di Lautaro Martinez, alza il braccio e fischia. L'arbitro Mariani non contesta Lautaro. È stato bravo qui Kjaer. Avete visto il movimento, il passo in avanti di Kjaer è stato quello decisivo per mandare in fuorigioco Lautaro Martinez. Bravissimo Simon Kjaer nella circostanza, ottima lettura, palla nostra, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Che sì, attaccato da Vidal, la palla è per Calabria. Calabria prova ad avanzare col pallone per Çalhanoğlu che cerca Saelemaekers, ancora che sì dentro per Bennacer, Bennacer la difende, Bennacer spintonato, strattonato, di tutto gli fanno. Poi Kjaer, il colpo di testa di Alexi, ancora la deviazione, si lotta su questa palla, si lotta a terra Bennacer. Mi sembra che ci possano fare un po' di tutto. Ancora Leao, Leao la lascia scorrere, D'Ambrosio, non bisogna accettare, non bisogna accettare questa entrata di D'Ambrosio Leao. Vediamo Alessietto Romagnoli che cerca la carambola, ma la palla avvantaggia, il gioco di sponde avvantaggia Lukaku, palla dentro. Leao si è un po' consegnato ad D'Ambrosio sull'azione precedente, bisogna lottare, bisogna rendergliela difficile Leao. Non bisogna dargliela facile, Ibra, Ibra, Brozovic, vai a lottare Raffaellino, vai a lottare Raffaellino! Ancora Brozovic, la palla giocata da Hakimi che torna indietro e la mette in mezzo al campo per Kolarov. Buona giocata loro, adesso avanzano con Lautaro Martinez, al suo bel da fare oggi Kjaer. Attenzione che Hakimi a campo, deve collaborare Leao, Hakimi qui va al cross, il colpo di testa secco di Alessio Romagnoli, ancora loro, dai Leao che è riuscito a recuperare palla, dai Raffaellino Leao, avanza Leao, Leao dentro per Theo Hernandez contro D'Ambrosio, ancora la palla di Theo per Çalhanoğlu, troppo indietro, dai Theo, dai, lottiamola questa partita, Theo, Theo, spalle alte ti prego, inquadrato Çalhanoğlu, poi Hakimi. L'ha messa tutta sul piede la suola, Leao, l'ha messa tutta sul piede. E Hakimi è saltato sul pallone. Attenzione Gigio. Gigio la tiene larga per Cala Calabria, ecco che arriva Perisic.
però questa volta non siamo andati in difficoltà come prima, abbiamo subito cercato Ibra, colpo di testa ad anticipare Leao. Ragazzi, giochiamo a pallone, questi lanci lunghi, attenzione, Çalhanoğlu. Çalhanoğlu deve lottare, ha speso molto, attenzione l'avanzata di Barella. Barella allarga il gioco sulla destra, ancora per Hakimi. Hakimi la imbuca per Lukaku, Lukaku prova a girarsi, Theo Hernandez ha vinto questo duello. Teo, ogni duello vinto può essere un'iniezione di fiducia per lui e per noi. Leao, bravo, ha aspettato una frazione di secondo di più qui Leao, bravo. Poi Theo Hernandez, ancora la spizzata di Ibra per Salemakers, loro vanno in tuffo con De Vrij, poi prova ad intervenire, ma è caduto da solo Vidale, no eh? Calma, dice l'arbitro Mariani, la palla era in movimento, quindi bisogna ribattere la punizione. Inquadrato a Can. Inquadrato a Can. Danilo calma, dice Conte, evidentemente ad Ambrosio, adesso sulla palla c'è Vidal. Bisogna tenere duro ragazzi, bisogna lottare palmo a palmo, palla su palla, zolla su zolla, Brozovic, Brozovic troppo libero di andare, attenzione Lukaku, Lukaku in area, Martinez, Simona che sì, bravo KK, double K, ha chiuso a Cavistello, ha chiuso col doppio Cavistello la nostra area di rigore. Ecco Vidal che lifta la palla per Barella, poi il tocco fuori e la rimessa con le mani da parte di Davide Cala. Ancora Daviduccio, sta giocando una partita importante, una delle sue in questo avvio di stagione, Davide Calabria. Ecco la palla lunga, Davidino così come viene chiamato a Milanello. Vidal, Vidal per Kessi, Vidal inseguito da Kessi. Ancora la palla dentro, bravo KK, questo è il Kessi che voglio vedere, questa è la legna pregiata di KK da Volkei Kessi. Ecco l'imbucata per Raffaellino Leao, vai Rafa, vai, grande recupero su due di KK Kessi, queste sono le giocate che fanno la differenza. Leao, Leao, il tiro, la palla sfiora il palo, la grande occasione nostra, sfiora il palo Raffaellino Leao che è andato via bello leggero, bello leggiadro, qui rivediamo, insomma Andanovic fermo, qui la grande giocata di KK Kessi che ha finito per colpire anche un po' qui, però forse c'era fallo su Hakimi, forse c'era fallo su Hakimi. 11 minuti nel secondo tempo a Milano San Siro, sta per entrare Rade Krunic, sta per entrare Rade Krunic mentre ancora a terra Hakimi, e Gigio va a sincerarsi delle sue condizioni. In effetti ha preso un'entrata niente male Hakimi, la telecamera va su Leao, che esca Leao, vediamo, Leao che ha fatto un bel tiro qui, Andanovic è rimasto a guardarlo, peccato che sia uscito, uscito veramente di niente. Quadrato ancora Leao, la regia lo cerca di continuo, Krunic di cui ha parlato nella sosta per le nazionali Paolo Maldini, vogliamo dargli fiducia, l'anno scorso la sua stagione è stata penalizzata dagli infortuni. Tocca adesso all'Inter a riprendere il gioco. Ancora qualche attimo d'attesa, Kolarov guarda l'arbitro, poi la palla è per Andanovic. Pensavo ci fosse il tempo per fare il cambio, invece esce dall'area di rigore liberamente Andanovic, palla lunga, colpo di testa di Alessio Romagnoli, poi che sì. Qui un po' lunga l'Inter, se ne va Leao, grandissima giocata di Leao, enorme giocata di Leao, Salemakers di prima, peccato, peccato, enorme giocata di Leao, poi Andanovic riesce anche a servire i suoi compagni di squadra, ma la palla esce, rimessa con le mani nostra, enorme giocata di Leao, Leao in grandissima crescita in questo derby di Milano, ancora Kjaer, Kjaer dà la palla indietro per Gigio. Gigio la colpisce molto alta, deve andare Rafa Leao che però non contende la palla a Brozovic e mette in difficoltà Romagnoli su Lukaku. Attenzione Lukaku, la palla di Lukaku era interessante, era intelligente, era un buon tentativo ma ha finito per essere troppo lunga. E allora c'è la palla di Cala Calabria per Isma Benna. Isma Benna la tiene marcato alto da Barella, la recupera Ciala, Ciala aveva dietro Brozovic, adesso a livello di marcature preventive loro curano molto il nostro possesso palla e qui avete visto con tutti i nostri giocatori in possesso palla marcati siamo finiti un po' nell'imbuto, questa è una brutta
azione per noi, perché Ciala ha sfiorato palla, è stato saltato, adesso loro hanno preso velocità, ha saltato l'uomo, sono venuti a giocarci fra le linee, attenzione, vedete che Perisic di qua è libero, tutte le scalate adesso sono difficili, Perisic in area, palla dietro per Vidal, Vidal la mette in mezzo, il colpo di testa, la palla esce, clamorosa occasione loro, qui una grande giocata, vediamo se c'era il fuorigioco o meno. No, non c'era fuorigioco, Hakimi di testa in tuffo, l'ha messa fuori. Occasione importante per loro, importantissima per loro. Però era stata un'occasione, è passata un po' sotto traccia, ma era stata un'occasione importante anche quella di Leao, con Andanovic fermo a guardare, anche lì la palla è finita. Certo, da distanza meno ravvicinata di questa di Hakimi, però insomma anche quella era un'occasione da rete. Palla alta, Ibra per Leao. Ibra viene ammonito, ha allargato il gomito Zlatan, terzo giallo, tutti e tre gli ammoniti della partita nostri, ammoniti Kier, che sì, e Zlatan, sì, ha sbracciato molto Zlatan e ha colpito in pieno volto De Vrij, e quindi ci sta il cartellino giallo ai danni del nostro totem, del nostro appiglio, del nostro punto di riferimento. Ha parlato anche di Ibrahimovic fra i contratti da rinnovare, Paolo Maldini nel prepartita, quindi Ibra vuole giocare anche la prossima stagione. Ibra ha servito Salemakers, la imbuca, la deviazione, Salemakers la rincorre ancora, non mollare Alexi, ha dietro di sé Kolarov, la palla per Ciala, ancora Isma Benna, la chiede Leao struscia male, e allora Hakimi. Ecco, sono queste giocate qua che noi sfruttiamo poco, sono queste giocate qua, anche prima Teo Hernandez, queste giocate qua che poi loro si appoggiano, ragazzi, loro poi diventano pericolosissimi. Era una bella palla nostra e diventa il tiro di Barella, la deviazione di Kier che ci salva. Kier salva vita quando avevamo noi una bella palla, il tocco approssimativo di Raffaellino li ha fatti involare in contropiede, sono diventati pericolosi perché qui ha potuto tirare a porta aperta, porta piena, porta libera, nel senso che con la visuale della porta tutta aperta Barella, entra Rade Krunic ed esce Raffaellino Leao, quindi cambia un po' il nostro piano partita. Leao che pure stava facendo bene in questo momento del match, entra Rade Krunic ed entra anche Castiglieco, torna Samu Castiglieco al posto di Salemakers, quindi Milan che si ridisegna con Kessi, Benasser, Krunic e Çalhanoğlu, Castiglieco, Ibrahimovic. Milan che si ridisegna così dopo 17 minuti di gioco nel secondo tempo, con Salemakers che riceve un po' d'acqua da Pae Paesanti, Sant'Angiolino, Barasino come Tonali, Pae, calcio d'angolo Inter, va di testa Perisic, chiude Castiglieco che non riesce però a servire Bennacer va a pressare alto, c'è il recupero loro che adesso tornano in avanti con questa gran giocata di Hakimi per Perisic, deviazione di Calabria, fatto un grande cambio gioco Hakimi, e quindi adesso tocca a noi soffrire ancora sul loro calcio d'angolo. Inquadrato Perisic, inquadrati poi i giocatori nella nostra area, bisogna lottare e soffrire duro su Lukaku, Ibra viene dietro ad aiutare, ecco Brozovic che va a mettere in mezzo, colpo di testa di Zlatan che svetta, ancora loro, Zlatan gioca rimpiattino, respinge tutto, Castiglieco, la palla rimane lì, attenti a questa palla ragazzi, forse fallo su Romagnoli ma Mariani lascia correre, Barella la schiaccia giù giusta per Brozovic, ragazzi non molliamo, ragazzi stiamo attenti, Castiglieco deve andare a lottare su Brozovic, lotta Samu Casti, ancora Krunic che viene a lottare, palla dentro per Lukaku però viene un po' spostato da Alessio e riparte Teo Hernandez, eccolo Teo, messo giù, ammonito Brozovic, è il primo giallo del match per loro, Teo è riuscito a caricarli di un giallo, ammonito Brozovic,
Teo è partito con una accelerazione delle sue, con un cambio passo del suo repertorio, per dirla un po' volgarmente, con una sgasata che gli è congeniale, e quindi calcio di punizione a favore del Milan con Kjaer che viene di qua da Davide Calacalabria. Andiamo Davide, eccolo Davide che fa palla lunga a cercare Ibra, ma loro sono in vantaggio. Poi Lautaro Martinez, quindi Calabria, ragazzi, esce Gigio. Gigio ha capito, ha intuito il pericolo perché si stava inserendo Barella. Colpo di testa di Çalhanoğlu, ma è saltato troppo presto. È in vantaggio D'Ambrosio. Çala deve rincorrere questa palla. E c'è allora il controllo ancora di D'Ambrosio, inseguito da Zlatan. Palla tenuta ancora dai nostri avversari, dagli interisti, che danno dietro per Handanovic. Handanovic attende l'ultimo istante utile prima di calciare, colpo di testa di Isma Benna, poi Krunic, la prende Krunic, c'è forse un Mani, secondo Barella, ma li lascia correre tutti i Mani, Mariani, sia da una parte che dall'altra, terra Çalhanoğlu, non vede fallo l'arbitro, però, ma non è possibile, erano in due ad aspettarlo, l'hanno preso pieno, santo cielo, l'hanno preso pieno e non si fermano neanche, l'hanno preso pieno e non si fermano neanche, dai! Calabria, Calabria dentro per Samucasti, ecco Samucasti che fa la cosa giusta, Samucasti per Calacalabria, azione nostra, andiamo sulla destra, ventesimo della ripresa Milano San Siro, Castiglieco, Castiglieco troppo lunga da parte di Davide, troppo lunga, e c'è la rimessa dal fondo da parte di Handanovic perché la palla è uscita, quindi rimessa dall'area piccola, l'arbitro Mariani ammonisce Pioli. Anche Pioli ammonito. Andiamo. Si fanno sentire i tifosi dalla tribuna, dal primo anello. Bisogna lottare, ragazzi, bisogna lottare. Questo era fallo tutta la vita su Çalhanoğlu. In tantissime vite era fallo, anche nelle prossime. Cala non è riuscito a far ripartire l'azione, ma Stefano Pioli dice dai dai dai, dai 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 ragazzi, dai. Attenzione Kolarov, Kolarov fa il pallonetto, il colpo di testa, prova ad arrivare Calabria, ancora che sì che la fa scorrere, che sì la porta via, bravo KK, bravo KK, andiamo a fare legna KK, brutta entrata, però non è possibile, basta, basta che prendiamo solo botte, va bene tutto, avanza Hakimi. Ancora Çalhanoğlu, finisce a terra, niente, niente, è santo cielo, è uno almeno su cinque, quasi, potrà essere fallo. Inquadrato Mariani, vediamo, e se non è fallo questo ragazzi, se non è fallo questo. Mentre qui rivediamo l'entrata, no, forse poteva starci, questo su che sì poteva starci come intervento di Perisic, c'entra Brozovic. Esce Brozovic, chiedo scusa. Al suo posto Eriksen. Al suo posto Eriksen. Quindi Conte ha tolto l'unico ammonito che aveva. Inquadrato Zlatan Ibrahimovic. Calcio di punizione a favore del Milan. Con Teo Hernandez pronto a calciare. Dai Teo, dai, temperatura Teo, in elettricità Teo, in adrenalina Teo, dai! Dai Teo, cattivi ragazzi, presenti. Dobbiamo essere presenti. Ancora Kjaer. Palla che arriva dalle parti di Gigio. Servito Cala Calabria, sale Perisic, palla lunga di Cala. Il movimento di Ibra che fa correre il pallone. Adesso attacchiamo con Teo, Çala, Ibra sulla stessa fascia. Vediamo cosa riusciamo a fare. Çala, 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 Çala. Çala dentro, dentro, dentro. Ci siamo persi di vista, ci siamo persi di vista. Abbiamo azzardato la giocata, Romagnoli, Romagnoli attaccato da Lukaku. Lukaku se n'è andato, molta paura ragazzi. Enorme Simon Kjaer, enorme Simon Kjaer, enorme Simon Kjaer che in faccia mi dice non devi avere paura. Ecco Teo Hernandez, Teo Hernandez tiene la palla, due su di lui. Però ragazzi, cioè qui è un fallo dopo l'altro. Adesso mi sembra sia stato ammonito il loro. D'Ambrosio continua a dispensare, eh? Continua a dispensare. Vidal ammonito. Quindi
resta in campo con un ammonito, dura protesta di Vidal. Vediamo D'Ambrosio, ecco quello che dispensa D'Ambrosio, anzi era stato Vidal. Vidal che è entrato malissimo anche su Krunic. E Alessio a rientro, ragazzi, Alessio a rientro. E naturalmente quando Lukaku parte così bisogna, ripeto, lottare e pregare. Kjaer ha più lottato che pregato. Grande Simon Kjaer! Si rialza Vidal. Quadrato Conte. Calcio di punizione battuto, palla lunga, Ibra riesce ad arpionarla, Ibra la fa scorrere, Çalhanoğlu, Krunic commette fallo, Krunic, peccato. Peccato perché altrimenti avevamo la possibilità di liberare Castillejo in area di rigore. Un gran peccato, fallo di Krunic che potevamo anche evitare. Attenzione Lautaro, Lautaro, non c'è fallo, mi sembrava onestamente ci fosse, che sì, che sì. Qui potevamo andare via veloci, abbiamo preferito amministrare, abbiamo preferito contingentare l'azione, abbiamo preferito rallentare, abbiamo preferito gestire il tempo di gioco più che aggredirlo. Attenzione Çala, Çala in buca per Ibra, Ibra largo, Ibra restituisce, ancora Çala, Milan che prova a tenere palla, ecco il tocco per Simon Kjaer, errore nostro, di solito Simon Kjaer questi errori non li fa, abbiamo dato una palla che speriamo non ci faccia male all'Inter. Lukaku, Lukaku attaccato da Kessié. Kessié grande, enorme Kessié. Questo è il double K. Chiudi a doppio cavistello. Chiudi a doppia mandata. KK Kessié. Ancora errore nostro. Non si sono capiti Teo Hernandez e Kessié. Meno male che non si sono capiti nemmeno Lukaku e Lautaro. Sta recuperando molti palloni Simon Kjaer. Poi Castillejo non riesce a volare via. La palla esce, la rimessa con le mani è loro. Ragazzi bisogna soffrire, ragazzi bisogna lottare. Ancora il controllo da parte loro con De Vrij. De Vrij che allarga il gioco sulla destra per Hakimi. Hakimi chiama in causa D'Ambrosio. Vediamo dove si è messo Eriksen. Eriksen si è messo un po' avanti, ha cambiato modulo, era 3-5-2 puro, adesso va a 3-4-1-2 Conte. Ecco Eriksen che fluttua, lo vedete. Palla dentro, Romagnoli prova a mettere il gambone ma Lukaku è in anticipo. Lukaku si prende il tempo, serve Perisic, attento Çala ti prego. Cross di Perisic, il colpo di testa loro, la palla esce. Era saltato bene anche Kjaer, l'ultimo tocco è stato loro. La palla finisce fuori sul traversone di Perisic. La deviazione di Lautaro, e c'è la rimessa dal fondo a favore del Milan. Questa l'entrata di Çalhanoğlu, non di Krunic. Si fanno sentire intanto i mille. Attenzione, errore loro. Casti, 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 Casti in buca per Krunic. Krunic fuori. Fuori. Enorme occasione nostra. Enorme occasione nostra, Krunic. Enorme occasione nostra. Enorme. Adesso c'è Barella che fa ripartire l'azione. D'Ambrosio allarga il gioco. Queste sono le occasioni da rete, proprio queste che non bisogna sbagliare. Grande Kessié, sono cresciuti molto nel secondo tempo. Kessié e Kjaer, ecco KK Kessié che tiene un'altra palla. Andiamo a giganteggiare. KK Kessié che allarga il gioco per Calabria. Calabria, Calabria non aveva visto dietro Lautaro, ha provato a fare il movimento con il tacco. Poi Castillejo prova a intervenire ma loro tengono il pallone. De Vrij, De Vrij avvicino a sé Krunic, servito ancora Kolarov. Kolarov avanza e stavamo per recuperare la palla noi ma invece l'hanno tenuta loro. Vidal, loro vanno di prima, attenzione Eriksen, attenzione Eriksen, Kjaer, rimpallo favorevole, Gigio, rigore, rigore, l'arbitro segna rigore, l'arbitro assegna rigore, già confermato, già confermato. Gigio ha protestato. Andiamo. L'ultimo tocco era stato di Kjaer. Ma no, ma è lui che mette, è lui che mette il piede sotto la pancia di Gigio. Vabbè, dai. Va bene. Va bene.
ormai l'azione era finita, la palla era persa, loro ne tirano fuori un rigore. È un'uscita avventata anche un po' nostra, potevamo evitarla. Anche Paolo Maldini allarga le braccia. Viene tolto il rigore. Ho visto il braccio alzato del fuorigioco. Non perdiamo tempo, dice Antonio Conte. Quindi si riparte. Qui l'ultimo tocco era stato di Kier. Però la palla è proseguita sulla direttrice di Eriksen. E infatti l'arbitro alza il braccio per fuorigioco. Sarebbe stato rigore, ma c'era il fuorigioco di Lukaku. Però noi dobbiamo capire, dobbiamo trarre lezione da questa azione, capire che non dobbiamo commettere errori. Ripresa del gioco da parte di Gigio, ce la siamo vista brutta, salta di testa Zlatan. Non dobbiamo commettere errori, ragazzi, non dobbiamo commettere neanche uno, perché sennò loro sono in porta. Brutta entrata di Barella, contro Ibra. Da dietro, beh, insomma, brutta, un fallo, non molto di più. Calcio di punizione che ci stava, ho pensato che fosse da giallo, invece no. Mentre Ibra dice qualcosa al direttore di gara, andiamo a giocare Zlatan. Sta per battere la punizione il Milan. Conte sta cercando di farsi sentire, sta cercando di impattare sulla partita, sta cercando di cambiarne l'inerzia. Dobbiamo stare attenti a tutto e fronteggiare tutto e tutti. Ecco, allora Çalhanoğlu che mette palla in mezzo, Çala, esce Handanovic. Troppo sul portiere questo tentativo, ripartono loro. Brutto prendere questi contropiede, cala. La palla la tiene in campo Gigio Bravo. E poi non era certamente volontario il passaggio all'indietro di Calabria, che aveva colpito male il pallone. Cala. Ogni tanto commettiamo degli errori, dobbiamo stare attenti perché l'avversario è fortissimo e non perdona. Palla lunga di Gigio verso Zlatan, anche la spizza giusta per Çala. Çala contro De Vrij. Ecco Çala. Vediamo Çala dentro per Krunic. Ho temuto fosse fuori gioco, ma lascia correre l'assistente Costanzo. Ancora la palla dietro. L'errore di Teo, ma non ne approfitta Vidal. Dai Teo. 32esimo minuto nel secondo tempo, Milano San Siro. Inter 1, Milan 2. Ecco Teo Hernandez che la tocca per Rade Krunic. Ancora Teo Hernandez che la imbuca, il colpo di testa, fallo di Krunic. C'è calcio di punizione a loro favore. Noi però dobbiamo tornare a costruire qualcosa in attacco, non possiamo uscire offensivamente dalla partita, ragazzi, vi prego. Ancora Handanovic per De Vrij, loro sono riusciti a far circolare bene, adesso deve recuperare, spolmonare, lottare Castiglieco. Rincorri, scappa indietro Samucasti, palla dentro. La carambola favorisce Calabria, però catalizza Vidal che poi serve a Hakimi. E adesso si squarcia il campo, crossa Hakimi, palla su Gigio. Lautaro Martinez fa un gesto all'indirizzo di Hakimi. Voleva evidentemente lui e meglio la palla. Qui vediamo quando è partita la palla di Eriksen, era in fuorigioco Lukaku. È vero che poi Kier la tocca, ma non cambia la direzione. Provo a interpretare. Palla lunga di Gigio. Gigio cerca Ibra. Il colpo di testa, c'è un fallo questa volta commesso da De Vrij ai danni di Zlatan. Dallo sguardo puntato su Mariani. Perché però qui non è giallo? È vero che De Vrij non colpisce il volto di Ibra come aveva fatto Ibra prima, però qui comunque il fallo e il braccio largo ci sono. Che sì, dentro per Çalhanoğlu. Dobbiamo tenere più palloni offensivamente. Ammonito Vidal, ragazzi.
già ammonito Vidal. Va bene, il braccio era, il piede era piantato a terra, la gamba era piantata a terra, va bene, va bene, va bene, va bene. Adesso c'è Çalhanoğlu sulla palla, inquadrato Handanovic. Ancora Çalhanoğlu che va a calciare, il colpo di testa, la parata, Kjaer. Ci ho sperato tanto, altra occasione nostra, abbiamo avuto due occasioni importanti con le due K, Krunic prima, Kjaer adesso. Adesso provano a ripartire loro. Questa poteva essere davvero una palla pericolosa, Handanovic si è ritrovata centrale, questa di Kjaer. Ancora Vidal, Vidal fa cambio gioco, il colpo di testa di Kala Calabria, attenzione Casti Casti, Kolarov, Kolarov la porta via, Kolarov la tocca indietro per Handanovic. Handanovic tiene palla, Handanovic osserva i suoi compagni, Ibra non va a pressare, lascia il lancio libero al portiere sul petto di Lukaku che allarga là dove c'è Hakimi. Ragazzi, andiamo a contrastare, ragazzi, Isma, questo secondo tempo un filo calato, ha fatto un gran primo tempo Isma, un gran secondo tempo che sì, si sono un po' dati il cambio i nostri due, avanza Perisic, Perisic da palla indietro per Barella, Barella chiama in causa Eriksen. Ancora il tocco per Kolarov, c'è Teo Hernandez che si appoggia su questa palla e prova ad andare, ecco Teo, fa la vasca Teo, fa la vasca Teo, fa la vasca Teo, chiede di essere servito Ibra, scappa via il traversone a Teo, errore di Teone nostro, Teo Teo ti prego, giocala meglio, era una bella palla, giochiamola meglio, ti prego Teo Teo, inquadrato Simon Kjaer, e adesso c'è la palla lavorata da Eriksen, che tocca sulla sinistra per Barella, Barella chiama in causa Vidal, ancora Eriksen, Eriksen per Kolarov, ecco Kolarov che fa mulinare il sinistro, palla lunga per Hakimi che controlla e mette a terra, interviene Vidal e poi fa da schermo che sì, bella palla di Çalhanoğlu per Krunic, Krunic si allarga Ibra, c'è Casti libero, c'è Casti libero, vada Ibra, vada Ibra, vada Ibra, Krunic, vada Ibra, deviazione, deviazione, angolo, chiede un mani Ibra, però aveva legato il braccio al corpo De Vrij e quindi si va dalla bandierina che abbiamo avuto la possibilità di aprirci in contropiede e lo usa il gomito però, un po' larghettino lo era, per la distanza era ravvicinata, va bene, il metro della partita va bene, dai, quadrato Sanchez che è riuscito a recuperare dal problema muscolare in nazionale. Attenzione con Handanovic che dice qualcosa ad Eriksen. Quadrato Ibra. Calcio d'angolo battuto dal Milan. Colpo di testa. La palla esce. La palla esce. C'è un altro angolo. C'è un altro angolo a nostro favore. E vediamo chi l'ha presa davvero. De Vrij. De Vrij di nuca. L'ha presa dietro saltando in avanti, forse l'aveva toccata anche Ibra però, forse l'aveva toccata anche Ibra, l'aveva sfiorata anche Ibra. Calcio d'angolo, calcio d'angolo a nostro favore, va dalla bandierina a Çalhanoğlu che parla con l'assistente Costanzo, eccolo a Can pronto a mettere in mezzo. Balzo di testa tentato da Romagnoli, va a Castillo, anticipato da Eriksen. Teo Hernandez, Teo Hernandez deve vedersela con l'avversario a terra, è andato, è stato bravissimo a prendersi il fallo, se l'è cercato il fallo, l'ha voluto, l'ha cercato, lo ha trovato, poteva essere fallo ma anche no, addirittura c'è anche il giallo per Hakimi, addirittura c'è anche il giallo per Hakimi. Teo era riuscito a difendere bene palla, alla fine è stato un bel duello Hakimi Hernandez con alcune giocate dell'interista che ci hanno veramente messo in ambasce, dicevano una volta gli antichi. Esce Vidal ed entra Sanchez, eccolo Sanchez, ha tolto un altro ammonito, noi non siamo riusciti a sfruttare questa punizione, ha tolto un altro ammonito Conte, gli è rimasto in campo Hakimi come ammonito. E c'è un giallo anche per Conte. Perché mi stai ammonendo? Dice Antonio Conte. Adesso c'è, mentre rivediamo,
tiro di Castiglieco alto. Tocca adesso all'Inter ripartire con Handanovic, deve andare a lottare su questa palla Romagnoli, Lautaro Martinez, Hernandez la vuole portare via. Teo Hernandez la allontana il più possibile, prova a inserirsi Krunic, Krunic che ha questa posizione ibrida da centrocampista che tenta di fare qualche sgroppata in avanti, che tenta di fare qualche giocata box to box. Ha avuto una grande palla gol a disposizione Krunic, attenzione Kolarov, palla dentro per Eriksen. Eriksen ha davanti a sé Krunic. Ancora Sanchez, Sanchez sbaglia, riparte Castiglieco, Castiglieco, c'è Zlatan, eccolo Zlatan, Zlatan se la giusta e gliela porta via Eriksen. Ibra parla con Casti, non è andata a buon fine questa giocata, dovevamo fare meglio, grande Kjaer, enorme Kjaer, 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 se ne vanno loro paura, se ne vanno loro paura, se ne vanno loro paura, Gigio! Il salva Gigio, il Gigio Magno nostro, in uscita bassa, il Gigio Magno nostro, il Gigio Magno nostro all'altezza del dischetto del rigore. Quello da cui non ha calciato Lukaku prima perché il rigore è stato bloccato per un fuorigioco. A terra KK che sia, questa è un'immagine che non vorremmo mai vedere. Sta per entrare in campo Sandro Tonali. Quando mancano 5 minuti scarsi più recupero al termine della partita. Partita dura per Simon Kjaer. Alcune giocate riuscite, altre meno, ma quelle meno per bravura degli avversari, non per demerito di Simon. Gioco fermo con i nostri giocatori attorno a Simon Kjaer. Eccolo KK che si rialza. Qui rivediamo l'uscita bassa di Gigio. Inquadrato Simon Kjaer in precedenza, adesso KK che sì, al suo posto Tonali, dai Sandro, l'esordio nel derby per Sandro Tonali, KK che sì era ammonito. Adesso il Milan in campo con Calabria, Kjaer, Romagnoli, Teo Hernandez, Tonali, Bennacer, Krunic, Castiglieco, Çalhanoğlu, Ibra. Eccolo Teo che fa la sventagliata di sinistro, palla molto alta e molto lunga, salta di testa Ibra, Ibra per Krunic che fa il suo scatto, poi in scivolata prova a tenerla in gioco per noi, bravo Rade. Quindi Tonali che tocca il suo primo pallone nel derby milanese. Attento Sandro, il rilancio di Teo Hernandez. La palla è lunga, dovrà in vantaggio. Non ha potuto rincorrere Ibra perché era in fuorigioco. Attenzione Handanovic che serve Kolarov. Kolarov tocca dietro ad Handanovic. Ancora loro, avanza Handanovic. Noi lasciamo la libertà ad Handanovic di uscire dall'area e di lanciare sempre, sempre su Lukaku. Romagnoli si riprende, tocca su Gigio. Gigio fa palla lunga in una zona però dove c'è D'Ambrosio. Un po' stanco Ciala, Ciala ti prego, tira fuori dall'anima tutto quello che hai, ti prego. Sono ancora alcuni minuti, spolmona ancora, tira fuori dai polmoni, tira fuori dall'anima anche quello che non c'è accanto, ti prego. Castiglieco va a pressare alto Kolarov, ancora Ibra, Ibra la tocca per Castiglieco, Castiglieco viene via, fallo di Eriksen. Calcio di punizione a nostro favore. In un momento importante della partita. A terra Castiglieco, inquadrato l'allenatore avversario, calcio di punizione Milan, poi il nostro di allenatore che dà indicazioni a Simon Kjaer. Ibra pronto a calciare, 2 minuti scarsi più recupero al termine della gara. Inquadrato Castiglieco, poi Ibra. Protesta Antonio Conte. Due minuti ogni volta si lamenta per le perdite di tempo, ma insomma sono normali situazioni prima della battuta della punizione. Va Zlatan, il tiro di Zlatan, la palla esce, la palla esce. Zlatan
voleva anche lui di più da se stesso in questa circostanza. La palla è finita alta, adesso c'è ancora il lancio lungo di Handanovic. Bennacer preso in mezzo, la devia, bravo Isma, poi Calabria che cerca immediatamente Çalhanoğlu, loro sono un po' lunghi però adesso l'hanno presa loro e servono Hakimi. Hakimi che va, Krunic deve contrastarlo, ancora il duello Romagnoli-Lukaku, ha dato tutto Alessio, grande Teo, così Teo, perentorio e preciso Teo, così. Ancora Eriksen che la tocca, attenzione, l'avanzata tentata dall'Inter, palla imbucata per Lukaku, Lukaku la tiene viva, ecco il cross, il colpo di testa di Perisic, alto. La palla è uscita, ho temuto che l'avesse deviata Calabria, invece no, l'ha presa Perisic di testa. Vediamo come si è girato Lukaku, il cross loro e la palla, no, l'ha presa piena Perisic. È finita alta e fuori. E allora tocca al Milan mentre viene inquadrato Diogo Dalot. Diogo Dalot a bordo campo. Inquadrato Zlatan Ibrahimovic. Il lancio lungo di Gigio. La deviazione, Bennacer di testa, batti e ribatti il colpo di tacco, esce Romagnoli col tempo giusto, Rade la mette giù per Isma Benna la difende, grande Isma, bravo, però l'ha data in mezzo al traffico mentre dovevamo darla lunga, loro non riescono a liberarsi nemmeno loro, rilancio di Calabria, Ibra deve difendere la palla, Ibra la difende, Çalhanoğlu libero di là, palla per Castiglieco, non raggiunge Castiglieco Ibra. Çalhanoğlu deve lottare, la prende Ibra, esce per loro ancora Kolarov, ripartono loro si appoggiano, ma Eriksen sbaglia il controllo, 5 minuti di recupero, ancora 4 minuti e mezzo di immane, enorme sofferenza. Inquadrato Zlatan, inquadrato, accosciato Zlatan, poi Stefano Pioli, poi Hakan Çalhanoğlu, poi la palla di Ibra, Ibra la tocca con la punta del piede per Tonali, Calabria, fondamentale non sbagliare le scelte di passaggio, Ibra bravo per Castiglieco, ecco Castiglieco prova ad andare, lo aspetta Eriksen, Castiglieco prova a darla a Tonali chiuso nella circostanza da De Vrij, il rilancio di Handanovic, vediamo dove va, è bravo e fortunato Sanchez, voleva prenderla Bennacer, si aprono loro, ho paura, Hakimi, la paura è sofferenza, emozione, voglia di stare vicini ai nostri ragazzi. L'apertura larga giusta di Simon Kjær per Castiglieco. Avanza Casti. La palla è per Zeta Punto la difende, la tiene e la controlla. La deviazione, la palla carambola sull'avversario. Ibra poi la rimessa con le mani loro. Kolarov è stato bravo. Dai Zlatan, vai ancora in mezzo al campo. Ti prego, Totem, ti prego. Vai a totemmare. Dai l'anima anche tu. Calabria, riparte. Cala Calabria per Sandro Tonali. Sandro Tonali non riesce a servire Castiglieco, non dobbiamo sbagliare queste scelte di passaggio, sono tutte situazioni di campo micragnose, collose, problematiche, complesse, dobbiamo venirne fuori, dobbiamo gestirle meglio, dai ragazzi, ecco la palla allora lavorata da Hakimi attaccato da Teo Hernandez, ancora il fallo di Teo, poteva starci il giallo qui, adesso loro possono fare la punizione lunga, meno di tre di recupero al termine. Il fallo di Teo Hernandez su Hakimi, ancora palla loro, attenzione Sanchez prova a girarsi, Isma lo insegue, Isma non perderlo, ti prego, Zlatan va a inseguire, bravo Zlatan, viene a lottare, Kolarov è andato a giocare in mezzo al campo e riesce a imbucare in verticale per Lukaku contro Romagnoli, attenzione Lautaro Martinez, ho paura, fuori, la palla di Lukaku è fuori, quanta immane, devastante paura. Lukaku è un grande giocatore quando fa queste azioni, quando decide lui dove deve andare l'azione diventa immediatamente pericolosa. Teo aveva fatto una buona diagonale, Lukaku l'ha toccata, vediamo come, l'ha toccata di esterno sinistro, gli aveva un po' occluso la visuale, no, l'ha toccata di polpaccio probabilmente, la palla è uscita e adesso tocca al Milan riprendere il gioco, vediamo, si arrabbia ancora Conte, vediamo cosa succede sul campo, colpo di testa, meno di due più recupero, Krunic, non perdiamola ragazzi, vi prego, Çalhanoğlu in mezzo a due, Çalhanoğlu, fallo su Çalhanoğlu, porta a casa il fallo, anima, interviene l'arbitro Mariani, eccolo a terra Çalhanoğlu,
rivediamo la palla uscita, è uscita la palla dell'Inter, adesso c'è calcio di punizione a favore del Milan, l'imprecazione di Vidal sull'occasione di Lukaku, quadrato di profilo Lukaku, va a battere la punizione il Milan, entriamo nell'ultimo minuto di recupero, palla nostra, Rade Krunic, ancora Çalhanoğlu, Çalhanoğlu la tiene, la controlla, la gestisce, era uscita, Mbaglia la lasciano calciare in avanti, fallo di Lukaku, lascia correre Mariani, incredibile, Theo Hernandez va a contrastare Lukaku, ha preso un pestone, ha preso un pestone Romagnoli, lo sapevo, guarda, adesso sono liberi, gol, deviazione di Kjær, il gigante danese, Simon Kjær, ha preso un colpone, guarda quello che succede Alessio Romagnoli, però se stiamo a terra rischiamo di far andare oltre il recupero, capitano. E 30 secondi, ci ribecchiamo. Ci becchiamo i 30 secondi. Era esattamente quello che temevo, mi sembra l'abbia detto l'arbitro a Zlatan. Alessio Romagnoli si è rialzato. No, però non clamoroso il fallo, no, non clamoroso il fallo. Poi è stato Theo Hernandez che ha ritrovato autorevolezza, andare a lottare, a contendere questa palla. Adesso si va avanti. Attenzione alla rimessa in gioco con le mani loro. La palla dentro, la palla dentro, ancora l'uscita di Bennacer, Bennacer porta fuori Sanchez, Sanchez va al cross, il colpo di testa loro, cala con l'anima, non con il polpaccio, con l'anima, la palla è uscita, rimessa con le mani loro, vediamo, vediamo Perisic, 30 secondi, lascia andare ancora, più di 30 secondi allora. Ecco la palla in mezzo, il colpo di testa di Kjær, ancora la deviazione di Sanchez, eccolo là. La parata di Gigio Norbe, cosa ha preso Gigio? Voglio resuscitare adesso! Voglio resuscitare adesso! Nell'aria con le braccia di Ibra larghe, sto resuscitando adesso! Ascolta la Pucci domani mattina in macchina, voglio resuscitare adesso e domani voglio che tutti i tifosi del Milan inondino Twitter con il Duomo di Milano rossonero, il re di Milano, Zlatan Ibrahimovic ha vinto il derby, non vincevamo il derby in casa dell'Inter dal 14 novembre 2010, sempre con Zlatan Ibrahimovic, voglio resuscitare adesso, adesso, e che cosa fa, e che cosa fa, chi resuscita cosa fa, cosa fa, si fa una canzoncina, andate su Twitter, fate il Duomo rossonero, perché stasera lo cantiamo tutti insieme, tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà, 2-1 per noi, grande mister Pioli, ho capito, sapete quando ho capito che vincevamo il derby ieri? Quando i colleghi hanno chiesto a Stefano Pioli, non hai mai vinto un derby? Ho capito che vincevamo, perché Stefano Pioli, lo dovete sapere, non aveva mai nemmeno superato un turno preliminare in Europa e quest'anno l'ha superato. Questo è l'anno dei tabù, mister. Questo è l'anno dei tabù da sfatare, mister. E ho capito anche dalla risonanza che è stata data questa mattina sui giornali al fatto che Stefano Pioli non aveva mai vinto un derby, che l'avremmo vinto. Come con Rio Ave, non aveva mai passato un turno preliminare in Europa, Stefano Pioli l'ha fatto, non aveva mai vinto un derby, Stefano Pioli l'ha fatto, la forza della serenità, la forza del Milan, la forza di Zlatan, la squadra matura, ha azzeccato tutto Stefano Pioli, il derby è stato suo, ieri l'aveva detto, la lezione del 2-0, 2-4 ci è servita e infatti dopo il 2-0 non è più arrivato il 2-4 e attenzione, noi avevamo un'assenza gigantesca, quella di Ante Rebic, loro avevano tanti assenti, per carità, onore agli avversari, noi siamo contenti per aver vinto noi, non per aver sconfitto loro, perché noi siamo i milanisti, noi quando vinciamo siamo belli come il sole, noi siamo contenti perché vinciamo noi, non perché hanno perso gli altri, è bello tifare per il Milan, è bello vivere il Milan, Milan ti amo, abbiamo vinto, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.